Sì, grazie della linea e buongiorno da Marco Stabile ed Enzo Iannacone, oggi in versione marina, sì, perché saliremo a bordo del Delfino Verde. In questi giorni vi abbiamo fatto vedere come le varie attività si organizzano ai tempi del coronavirus, quindi bar, ristoranti, negozi, saloni di parruccheria e tanto tanto altro. Ma come funziona il distanziamento a bordo di un'imbarcazione come questa, che garantisce il servizio di Trieste Trasporti di collegamento via mare da Trieste e Muggia, ma non solo, anche tutta una serie di iniziative in senso turistico, come ad esempio in occasione della Barcolana per vedere la regata dal mare. Bene, a brevissimo saremo a bordo del Delfino Verde con anche alcuni turisti, soprattutto della regione, e vedremo come funziona a bordo di questi tempi e ci godremo naturalmente la vista mare di Trieste, di Muggia e anche di altre parti del nostro territorio, per capire anche la situazione in mare e per godere anche della vista delle tante imbarcazioni a vela in questa giornata di Borino Teso. In mezzo al mare, poca distanza in realtà da Riva Traiana e dai traghetti Ro-Ro della Summer Shipping, con Claudio capitano armamento del Delfino Verde. Delfino Verde è questo tipo di trasporto Trieste-Muggia che in realtà è sempre rimasto garantito durante l'emergenza. Assolutamente sì, la motonave, il trasporto pubblico locale è stato garantito, logicamente ci sono state delle limitazioni, delle variazioni anche dell'orario d'esercizio, però dotando la motonave di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dell'utenza e dei lavoratori, ci ha permesso di continuare a lavorare. Chiaramente anche adesso per i passeggeri, così come sugli autobus, c'è il tema del distanziamento. Siamo però all'aria aperta, una situazione più tranquilla e quindi avete adottato comunque tutte le misure del caso anche per l'utenza, anche per i clienti, no? Assolutamente, abbiamo contrassegnato le sedute non utilizzabili, ipotizzando una portata Covid, diciamo. È un po' questa variabile perché diciamo le famiglie sappiamo bene che possono sedersi vicine tra loro, però al fine di garantire la distanza interpersonale di un metro abbiamo contrassegnato i posti inutilizzabili, come è stato fatto d'altronde nel trasporto pubblico terrestre. Dunque la linea Trieste-Muggia e Muggia-Trieste è rimasta sempre operativa, il condizionale è d'obbligo, ma a breve dovrebbero partire anche le altre che collegano il litorale, Sistiana e così via, giusto? Dovrebbe con il 13 giugno iniziare la linea che collega Trieste-Barcola-Grignano con estensione a Sistiana e la linea Trieste-Grado, affinché tutti possano accedere alle strutture ricettive per la stagione estiva, diciamo, 2020. Certo, anche voi ovviamente sperate nello sblocco, no, del turismo prima nazionale e poi internazionale per lavorare. Mi diceva il dottor Peric che si sono visti tanti friulani venire sul Delfino Verde in questi tempi, ma anche austriaci che hanno le seconde case per esempio a Trieste, quindi clientela c'è comunque stata. Sì, assolutamente, con lo sblocco della fase 3 abbiamo visto un intensificarsi dell'affluenza dell'utenza e quindi sì, assolutamente, residenti in Friuli Venezia Giulia e con piacere anche qualche austriaco. Allora, resta da dire una cosa, che anche indossando la mascherina con questa bell'aria di mare, con un po' di Borino tra l'altro, si respira veramente bene. Sarà una banalità, ma ai tempi del coronavirus un po' d'aria buona, no? Mascherina o non mascherina, va bene. Thank you.
il Delfino Verde siamo approdati a Muggia e ci ha raggiunto a bordo il sindaco di Muggia, Laura Marzi, che ringraziamo per essersi resa disponibile in questa bella domenica di sole. Siamo ancora con la mascherina addosso, però c'è speranza e soprattutto abbiamo iniziato questa fase 2 che diciamo così è l'inizio di una nuova vita, possiamo dire così? Ma mi auguro, sinceramente mi auguro, me lo auguro davvero. La mascherina è ancora obbligatoria, forse per quest'estate potremmo sperare di non doverla portare più. Questo è un obiettivo, ecco, da raggiungere sicuramente. Allora, siamo in riva al mare, quindi inevitabilmente parliamo anche di stagione balneare. Ne abbiamo parlato tanto per quanto riguarda Trieste, un po' meno per quanto riguarda Muggia. Anche qui il tema delle distanze lungo, diciamo così, le rive e lungo le zone, le piazzole più che le spiagge, non è giusto dire? Esattamente, perché Muggia di fatto non ha delle vere e proprie spiagge, però anche per Muggia valgono le medesime regole come dappertutto. C'è l'obbligo di distanziamento, di mantenere quindi la distanza interpersonale di almeno un metro. Non c'è in realtà un obbligo, ma di fatto c'è una responsabilità sulla sorveglianza, e quindi ci siamo sentiti noi in obbligo di istituire una sorveglianza a partire dai primi di giugno, non su tutti i 5 chilometri di litorale, ma su gran parte di essi avremo presenti gli steward che regoleranno un po' il traffico, diciamo. Daranno una mano. Esatto. Pensate anche voi a questi famosi pallini per distanziare gli asciugamani, righe, non, insomma, che dir si voglia. Esattamente, sì. Abbiamo già deciso di segnare a terra, in realtà poi insomma con anche noi probabilmente con dei cerchietti che segneranno la distanza minima da dover tenere. Nello stesso tempo avremo anche delle zone segnate a terra di rispetto sulle docce, delle zone di rispetto da mantenere per quel che riguarda l'accesso al mare. E così via. Ci sarà la presenza anche sempre di DPC, no, DPI, quindi dispositivi, no, di protezione individuale per i bagnanti, anche se ovviamente la mascherina non è obbligatoria se non quando si passeggia lungo la cosiddetta spiaggia. Ecco. Per star distesi, lo sottolineo, non c'è necessità di mascherina. Certo, l'ha detto anche il Presidente Federica, altrimenti ci troviamo tutti con la abbronzatura mascherata. Allora, ultime due battute, due temi importanti. Uno, la speranza che si riaprano i confini, anche se in questo momento c'è un po' di maretta, viste queste pattuglie che controllano gli italiani che sconfinano mentre corrono, e secondo invece esercenti, bar, negozianti alla ripartenza, come sta andando a Muggia? Allora, sì, c'è speranza che riaprano i confini, indubbiamente, anche perché così ci sarebbe modo di riprendere una vita normale che per noi era transfrontaliera. Sì, i pubblici esercizi stanno riprendendo la propria attività, stanno riaprendo tutti. Abbiamo concesso gli spazi, l'ampliamento dello spazio antistante alle loro attività, e ho visto in iniziato a vedere un certo movimento sia ieri sera, che però nel pieno rispetto delle distanze e dell'indossare le mascherine, che stamattina quando la piazza era davvero piena. Sul Delfino Verde di ritorno a Trieste, avete visto delle derive olimpiche che si stavano allenando qui di fronte alla SIAT, di fronte al porto di Trieste. Lì invece c'è anche la ferriera di Servola alle nostre spalle. Enzo chiaramente sta girando le immagini dei ragazzi che si stanno allenando, che sono potuti tornarsi a allenare in acqua. Un'ultima cosa sul Delfino Verde: vedete qui le distanze di sicurezza, le linee a un metro di distanza per i passeggeri, che in questo modo, no, evitano assembramenti a bordo e rispettano tutte quelle che sono le regole. Qui c'è l'aspetta qui invece
per quando si attende di sbarcare. Ci sono tutte le procedure del caso e i sanificatori, come sempre, in questa emergenza fondamentali. Grazie ancora Enzo Iannacone. Stiamo arrivando all'altra cosa di cui volevo parlarvi, ovvero il porto e il Molo Settimo, ma intanto alle mie spalle, come vedete, la ferriera di Servola. Tra giovedì e venerdì ci sarà la firma dell'accordo di programma con il ministro e la regione per quanto riguarda i lavoratori. Noi manteniamo la linea perché immagino che le riprese saranno veramente bellissime, e tra l'altro ribadisco anche che in questa giornata, diciamo così, di vento, di borino teso, stare a bordo anche con la mascherina ti permette veramente di respirare come non facevamo da molto molto tempo, ai tempi del coronavirus. Siamo ancora con le immagini sulla ferriera di Servola, quelli che sono gli impianti che ormai sono fermi. Sulla destra invece c'è il laminatoio, questa parte bianca, diciamo così, questo capannone bianco, l'area a caldo della ferriera ormai dismessa, e poi l'area dei depositi lì sulla sinistra, più volte oggetto di polemiche relativamente agli spolveramenti di materiali. Ora stiamo per arrivare nella zona invece dell'arsenale, della piattaforma logistica, anzi tra poco potremo fornirvi anche un'immagine dal mare della piattaforma logistica, che è quel braccio di mare che è stato strappato ed è stata realizzata appunto quella piastra di cemento che consentirà l'approdo di nuove navi RoRo nel futuro del porto di Trieste. Però riserviamo ancora, Enzo, se possiamo, qualche immagine a Muggia, di cui forse abbiamo parlato meno. Poco fa ne abbiamo parlato con il sindaco Marzi della fase 2, anche lì si pensa a pallini distanziatori per quanto riguarda i bagnanti sulla costa. Anche qui ci saranno gli steward a garantire la sicurezza e le distanze lungo quelle che non possiamo definire spiagge, ma sicuramente rive piuttosto che piazzole. Sulla nostra destra abbiamo anche Porto San Rocco, che vedremo tra qualche istante, il marina, no, realizzato all'epoca della legislatura di piazza, con dietro tutte le abitazioni, anche questa parte integrante ovviamente del turismo made in Muggia e soprattutto di quei croceristi che hanno scelto quel marina per ormeggiare le proprie imbarcazioni e poi partire per le vacanze verso la costa istriana. Allora, io mi sono spostato nuovamente dall'altra parte dell'inquadratura, borino sempre più teso in questo momento, ma è veramente un piacere per parlare di Porto e di Molo Settimo, di TMT, Trieste Terminal Contenitori in particolare. A breve alla mia destra vedrete le immagini delle due imbarcazioni, delle nuove navi ormeggiate al Molo Settimo di Trieste, la Maersk Line, quella della linea Maersk Line che ormeggia tra sul retro del Molo Settimo con quella fascia azzurra, che è una nave che realizza il cosiddetto servizio oceanico, quindi dal Far East, e porta le merci al Molo Settimo di Trieste, che poi partono attraverso il sistema di binari e treni verso il centro ed est Europa. La nave quindi più grande, con quelle file di contenitori che vedete inquadrate dalle benissime immagini di Enzo Iannacone. Davanti a questa invece abbiamo una cosiddetta nave feeder, quella targata MSC con la fascia nera di colore più scuro. Cosa significa nave feeder? Adesso la vedremo tra qualche istante. La nave feeder è un tipo di imbarcazione, di nave più piccola, che sostanzialmente recupera i container dal Molo Settimo e li trasporta in quei porti più piccoli, più vicini, con minore pescaggio, sia sulla costa adriatica che sulla costa, per esempio, dell'Istria croata. Quindi è diciamo così un secondo passaggio, no? Le navi più grandi come la Maersk, che fa servizio oceanico, arrivano al porto di Trieste, che può garantire fondali molto molto importanti di 15 metri e più, mentre per trasferire i container nei porti più piccoli ci sono queste sorta di piccole navi feeder cosiddette, che recuperano quei container che vanno nei porti con minore pescaggio e quindi li portano a destinazione. In questo momento siamo in grado di fornirvi anche quelli che sono gli ultimi dati per quanto riguarda il terminal container del Molo Settimo,
che ha mantenuto i livelli di traffico nonostante i rallentamenti dell'emergenza coronavirus. Nei primi 4 mesi del 2020, infatti, Trieste Marine Terminal ha registrato un più 0,17% di TIU movimentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda il quadrimestre, invece, si registra un leggero calo, anche se contenuto, dei trasporti via ferrovia, ovvero meno 3,6%. In sostanza, il terminal contenitori ha tenuto, come ha riferito anche lo stesso capitano Zerbini di Trieste Marine Terminal. Ancora presto per fare delle considerazioni riguardo l'evoluzione della situazione Covid, ha detto lo stesso Zerbini. C'è da capire i mercati di riferimento, che sono più esteri rispetto a quello nazionale, come si muoveranno, ma per Marine Terminal, per TMT, l'eventuale diminuzione di traffico potrebbe essere più contenuta e meno duratura, e la ripresa sperabilmente più rapida, sempre parole del capitano Zerbini. Eccola, questa è forse l'immagine più bella del molo settimo di Trieste, anche in prospettiva di un possibile allungamento, no? Di un centinaio di metri, quindi il molo settimo potrebbe allungarsi proprio, vedete, da questa parte verso il mare e anche in larghezza. Intanto torniamo sulle nostre due navi ormeggiate. In fondo la nave che permette il servizio oceanico, cioè di far arrivare i container da Far East, davanti la nave feeder, quella più piccola, questa di prua in questo momento, che invece consente di trasferire eventuali container nei porti più piccoli e con minore pescaggio. Come sempre, per far entrare in porto navi di questa portata, c'è sempre l'ausilio dei rimorchiatori, li vedete, della Trip Mare, che qualora ovviamente sia necessario per le manovre di approdo, per l'entrata dentro le dighe, sono sempre disponibili chiaramente a sostenere, da aiutare l'ingresso in porto da parte dei capitani di queste navi cargo, di queste navi commerciali. Dall'area, diciamo così, del molo settimo del traffico contenitori siamo passati all'area del trasporto RoRo. Cosa significa? Li vedete alle mie spalle questi traghetti blu e bianchi che operano sulla cosiddetta autostrada del mare Trieste-Turchia, da cui discendono i camion con alle spalle ovviamente il loro carico e approdano o qui nell'area Ecol Parisi, il molo sesto, piuttosto che più avanti, dove arriveremo dopo, nella zona invece di Riva Traiana, dove invece c'è il terminal della Summer Shipping. La merceologia è sostanzialmente identica e ovviamente i traghetti anche. Eccoli qua, li vedete, come questo attraccato di poppa. Dalla poppa possono discendere quindi i camion, e anche qui c'è un trasporto che fa arrivare direttamente in banchina la ferrovia, così come, diciamo, è stato l'input da sempre del porto di Trieste e rilanciato poi dall'approdo nell'autorità portuale di sistema orientale di Zeno D'Agostino, che ha ulteriormente voluto incrementare ovviamente questa pratica. Questo è il molo sesto, vedete anche una serie di rimorchi dei camion in banchina in attesa di approdare al loro destino. Tra poco invece scavalleremo l'ulteriore porzione del porto e ci porteremo proprio a pochi metri dagli altri traghetti RoRo che approdano invece in Riva Traiana all'ormeggio della Summer Shipping, lo conoscete molto bene, e da lì ovviamente partono naturalmente per il centro est Europa, piuttosto che si imbarcano per i porti della Turchia. Come detto, l'autostrada del mare, che ormai da decenni garantisce questo tipo di trasporto. Tra l'altro, dopo aver subito una flessione nell'ultimo periodo, si pensa che, proprio visto l'incremento delle economie sulla Turchia e la possibilità anche, l'abbiamo detto e letto su più quotidiani economici anche a livello nazionale, che alcune aziende decidano di dislocare delle loro sedi proprio in Turchia, tra cui aziende tedesche, ecco, questo potrebbe portare invece a un nuovo boom dei traffici con la Turchia, proprio perché molte aziende pare abbiano adocchiato come il territorio turco come la, diciamo così, la testa di ponte ideale per dislocare le aziende che prima operavano essenzialmente in Cina, no? Aziende legate a multinazionali europee,
e appunto dopo l'emergenza coronavirus pare che molti siano orientati, no, a differenziare le loro basi produttive non più solo in Cina, perché il lockdown ha chiarito come ovviamente se si blocca tutto poi le merci, in primis le mascherine, se pensate, non arrivano più. Eccoci qua al ormeggio che possiamo definire aggiuntivo della Summer Shipping, con la nuova gru di cui avevamo parlato in tempi non sospetti in occasione dell'inaugurazione che vedete lì in fondo. Tutta quest'area tra l'altro è stata oggetto di una demolizione di vecchi magazzini ed ora c'è questo piazzale aperto che consente di stoccare container e consente poi di far salire, vedete, i semirimorchi direttamente sulla linea ferroviaria. Vedete gli operatori in banchina che stanno lavorando e poi sulla nostra sinistra c'è l'ormeggio, diciamo così, tradizionale, quello più storico, a cui è stato aggiunto un secondo appunto dalla Summer Shipping and Co. Tra l'altro presidente Summer, presidente anche della Pallanuoto Trieste e la settimana scorsa anche ospite di un'importante trasmissione realizzata dal nostro Ferdinando Avarino sulle dinamiche del porto nostrano. Questo, vedete, è un traghetto RoRo più importante dal punto di vista del tonnellaggio di FDS Troy Seaways, lo vedete, maggiore portata e anche una prua particolare, utile naturalmente a rompere le onde qualora ci siano venti di tempesta nell'Adriatico, nell'Egeo, piuttosto che nell'approdo in Turchia. Vedete poi questo piazzale dove sono dislocati tutti i semirimorchi in attesa di carico o partenza per il centro d'est Europa lì dietro, e poi naturalmente arriveremo anche all'altra imbarcazione, all'altro traghetto RoRo ormeggiato in banchina, vedete, di dimensioni leggermente inferiori rispetto all'altro, quindi in questo momento operativi con il terminal su due differenti imbarcazioni, esattamente come abbiamo visto nel collegamento precedente, il molo settimo di Trieste che invece si occupa di container. Detto questo, container piuttosto che semirimorchi, sempre di merce si tratta, e tra l'altro si tratta di aziende che operano su mercati diversi e complementari per il porto di Trieste. Dunque andiamo a vedere ancora questa imbarcazione, poi ovviamente chiuderemo il collegamento grazie alle immagini fantastiche del nostro Enzo Iannacone con una visuale della sacchetta della città di Trieste dal mare, della lanterna, anche un'immagine, credo, spero, di speranza per i nostri telespettatori che sono rimasti tanti in casa, sono iniziati a uscire, forse in qualche momento, azzardo, ci siamo dimenticati anche di quanto bella sia la città di Trieste, di quanto siamo comunque fortunati a vivere in questo angolo di Adriatico che regala veramente agli occhi una vista spettacolare. Ecco, tra poco ve lo faremo rivedere, perché come dicono tanti, sia turisti ma soprattutto capitani di lungo corso, gente di mare, velisti, non si è veramente stati a Trieste se non si arriva a Trieste dal mare, perché arrivare dal mare a Trieste è un'altra cosa, un'altra visuale, è un altro impatto emotivo, è un'altra emozione, insomma. Allora, vediamoci ancora le immagini di questa RoRo arrivata dalla Turchia e poi naturalmente ripartirà sull'autostrada del mare. Tra poco ci godiamo la vista della città di Trieste. Tra l'altro a breve spunterà alle mie spalle anche lo stabilimento balneare Ausonia, su cui sicuramente faremo un approfondimento nei prossimi giorni, perché i telespettatori ci hanno chiesto più volte di capire, no, cosa faranno gli stabilimenti balneari privati. Per esempio il ferroviario ha deciso di non ripartire per questa stagione turistica. Mentre ci saluta l'amico Cocal, che non può mancare, e mi sa che questo è un messaggio... È un messaggio del maestro Pilat questo, mi sa che vuol dire che il maestro ritorna a cantare uno dei prossimi sabati. Questo secondo me è un segnale, non prendetevi per matto, ma insomma anche noi abbiamo le nostre scaramanzie. Dunque, Pedocin, ecco il Pedocin, forse lo stabilimento balneare più amato dei triestini, e tra l'altro vediamo anche il muro, no, divisorio a metà. Parte destra donne, parte sinistra uomini, no? La tradizione ancora di matrice austro-ungarica che è stata mantenuta. È caduto il muro di Berlino, dicono in tanti, ma quello del Pedocin resiste. È caduto il muro di Berlino, dicono in tanti, ma il muro del Pedocin resiste. Alle spalle poi del Pedocin c'è ovviamente la lanterna, il faro più basso rispetto a quello della Vittoria, che però
conduce l'imbarcazione alla sacchetta, no? A quello che è stato in epoca soprattutto antica della tergeste romana il punto d'approdo delle galere, delle prime navi che arrivavano nel porto di Trieste. E a breve ci godremo anche la vista delle rive dopo aver visto questa parte di Porto Lido che da una parte dovrebbe essere il futuro, la futura location del Parco del Mare, dall'altra potrebbe essere una nuova area, diciamo così, di espansione del porto, stando anche alle ultime notizie che sono arrivate pochi giorni fa dalla regione. Allora, a breve vediamo anche la città, un ultimo sguardo alla lanterna, vedete quei magazzini abbandonati. Ecco, il progetto del Parco del Mare, l'ultimo progetto del Parco del Mare, era di dislocare la struttura con la grande vasca, con squali e quant'altro, proprio in quel sito lì, in quel sito abbandonato che effettivamente, se andate a fare un giro, grida vendetta perché è affacciato direttamente sul mare con una vista straordinaria e anche con un impatto visivo, certo non bello in questa veste, ma che con una struttura moderna potrebbe cambiare veramente il volto della città e attrarre tanti turisti. Non dico di più perché sennò poi mi dicono che sono un fan degli acquari. È vero, sono un fan degli acquari e punto e basta, non posso farci niente. Eccoci qua con la vista di Trieste invece, la sacchetta, il polo, il più grande polo di approdo delle navi, delle barche a vela e delle barche a motore, dislocato proprio a due passi del cuore della città. Sopra il colle di San Giusto a vegliare storicamente sulla città e poi la bellissima infilata di palazzi delle rive che caratterizzano, no, l'appeal turistico della nostra città assieme a Miramare, assieme al Carso, insieme alla Riviera di Barcola, ai monumenti storici, insomma, però questo è l'impatto più forte che si possa avere arrivando a Trieste. Arrivare dal mare, approdare la città dalle onde, approdare da quella che è, diciamo così, la sua vocazione naturale di città di mare, di porto di mare, di incrocio di genti diverse che qui poi hanno radicato la loro vita, hanno portato nuove culture e hanno inventato anche nuovi modi di fare commercio e di coesistere assieme. Dunque, Santa Maria del Guato, la pescheria o Salone degli Incanti, come è stato ribattezzato, lì davanti con quel suo a tutti gli effetti campanile, anche se non è un edificio sacro, proprio per questo i triestini l'hanno ribattezzata, manco fosse una chiesa, Santa Maria del Guato nell'accezione locale. Io direi che ci siamo quasi, ma a questo punto andiamo sino alla fine, mi metto di nuovo da questa parte se posso, Enzo, in inquadratura e ti lascio l'infilata delle rive alle nostre spalle. Ci sono anche diverse imbarcazioni a vela in golfo, come ovvio, con una giornata di Borino molto interessante. Lì dietro, una curiosità, ci sono tutte quelle case con quelle torrette. Perché ci sono quelle torrette? Perché si diceva che i commercianti, i ricchi commercianti approdati a Trieste, si prendevano queste imbarcazioni vista mare con la torretta che permetteva di vedere in anteprima l'approdo delle proprie navi che portavano le merci. E si diceva alle prime viste, alle seconde viste, alle terze viste addirittura, no? A seconda di dove erano dislocati. Abbiamo visto le imbarcazioni anche da diporto in questa bellissima giornata, in questo primo accenno d'estate. C'è pure un pescatore, quindi non posso perdermelo, lo vedete lì con la sua canna da pesca ad operare in banchina. Si dice che il lockdown abbia ripopolato il golfo. Salutiamo anche questi ragazzi in banchina, vediamo se ci ricambiano il saluto, che sarà poco niente, ma insomma è sempre molto televisivo. E vi lasciamo così con le immagini splendide come sempre di Enzo Iannacone, che mi ha permesso di raccontarvi il porto, raccontarvi Trieste, raccontarvi del Delfino Verde e fare anche una pillola su quella che sarà la fase 2 in quel di Muggia. A voi studio!